E allora ciao Pino, hai sentito la Carrà? Torna a cantare, ha detto che il suo album sarà un album anche un po' rock. Baudo, D'Urso, Mannuccari, Bonolis, Silvio, caro Pino, persino la spazzatura e il paese dei balocchi hanno più dignità di noi. Ma dove finiremo, mamma mia? Un saluto. Anche Berlusconi farà un album rock con Apicella. Tutti che si sciacquano la bocca con sta parola rock, rock. Rococò, cioè quelli che mangiano a Napoli a Natale, rococò. Basta, basta ragazzi, basta con queste vecchie cariatidi, ma anche questa gente che con in televisione c'è ancora, come si chiama lì, quello lì che c'ha le braccine corte lì, come si chiama quello che fa in quei programmi lì con le buste lì, vince uno, vince due lì, Gerry Scotti. C'è sulla Rai, c'è ancora quello lì che sembra abbronzato, che sembra che mette la testa nel culo di un mulo tutti i giorni prima di uscire di casa. Sempre sta gente, avete rotto i coglioni, date spazio ai giovani che ce n'è tantissimi. Queste sciacquette che vedi ancora in giro, in televisione sempre, ma chi l'avete data voi? Cioè capite, tutte poi quelle robe lì, le opinioniste, ogni programma. Ci sono sempre questi che hanno già fatto loro una vita di merda e devono consigliare agli altri come vivere. Io non lo so, ma da dove le prendo? Poi ce n'è una che vedo sempre che si chiama Samantha De Grenet. Ma chi è questa? Da dove cazzo arriva? Che dappertutto questa? Cosa ha fatto nella vita questa? Di chi è? Chi sì? Spiegaci, chi sei? Da dove arrivi? È allucinante, ragazzi. E la televisione sarebbe un mezzo di comunicazione stupendo per dare messaggi alle nuove generazioni, per dare conforto alla gente che si sente sola e invece fanno di tutto per isolarci, per farci sentire sola. E invece, come dicevo prima, sarà questa solitudine, questa disperazione che ci tiene insieme e un bel giorno ci alziamo e vi facciamo un culo così, vi facciamo. Jack. Heartbreak.